Bene o male, tutti i chitarristi che sono andati un po' oltre la base iniziale di partenza, dove si suonano gli AC/DC e i Led Zeppelin, sanno benissimo chi è quel chitarrista su quel palco e sanno a menadito il riff introduttivo di questa canzone. Salve a tutti, io sono Samuele Saltato, cantautore e chitarrista, ed oggi parleremo della storia tormentata dietro a questo capolavoro. Leila, registrata nel 1970, è inclusa nell'album Leila and Other Assorted Love Songs. Rappresenta un'eccellenza musicale indiscutibile. Ufficialmente attribuita ai Derek and the Dominos, è principalmente opera del leggendario Slowhand, meglio conosciuto come Eric Clapton. Perciò direi di partire prima di subito. Ormai storia passata, purtroppo. Il giovane Clapton cominciava a capire di dover definire l'inizio del suo percorso da solista. Dopo una piccola esperienza con i Blind Faith, fondati da Steve Winwood, nel 1970 esce il primo album da solista di Eric Clapton. Album molto interessante, dove Clapton inizia a far capire che il blues gli piace davvero e incontra per la prima volta J.J. Cale, realizzando una cover di After Midnight. J.J. Cale, altro musicista di grande riferimento un po' per tutti, e di cui parlerò sicuramente prima o poi. Subito dopo, Clapton forma i Derek and the Dominos, e da lì Leila. Ed abbiamo pezzi come Bell Bottom Blues, Why Does Love Got to Be So Sad, eccetera eccetera, tutte canzoni inerenti ad una mancanza d'amore, come cita il titolo dell'album. Ma tornando a Leila, com'è nato questo capolavoro? Eric Clapton era un buon amico dei Beatles e soprattutto di George Harrison. Ricordiamo che l'assolo della versione studio di While My Guitar Gently Weeps è stato registrato da Clapton stesso. Cosa strana, perché Harrison, in interviste e biografie che ho visto e letto, è sempre stato descritto come molto geloso dei suoi assoli. Possiamo dunque capire l'amicizia che legava i due chitarristi. He was clearly an innovator. George, to me, was taking certain elements and creating something unique. Dicevando stavo, Clapton era amico di Harrison e anche di sua moglie, la modella e poi fotografa inglese Patti Boyd. Vi starete chiedendo cosa c'entra questo visino angelico con l'argomento del video. Oh, c'entra molto. E come se c'entra? Lei è la musa che ha ispirato sia Something che Leila. Ma partiamo per gradi, vi racconterò una storia. Clapton ricevette in dono da un amico il libro Majnun e Leila, spero di averlo pronunciato bene, scritto da Nizami Ganjavi. Il poema si basa su una storia araba in cui un giovane si innamora perdutamente di una ragazza che purtroppo però non può sposare. Nel leggere quel poema, Clapton sentì di provare una sofferenza simile a quella di Majnun e Leila. Infatti, nel frequentare George Harrison, Clapton si accorse di essersi innamorato della moglie di Harrison, Patti Boyd. Un amore impossibile, proprio come quello della principessa Leila. In questo caso non c'erano vincoli di sangue blu o interessi di potere, ma semplicemente il profondo legame di amicizia con George Harrison, che impediva a Clapton di esternare il proprio sentimento. Così lui per alcuni anni tenne segreta e inespressa la sua passione, ma nello stesso tempo ebbe l'ispirazione per il testo di una canzone che chiamò Leila. Una pena d'amore che, a differenza di quella di Majnun e Leila, ebbe un lieto fine, perché nel 1979 Clapton sposerà Patti Boyd, che nel frattempo aveva divorziato da Harrison. Quest'ultimo, tutt'altro che dispiaciuto, partecipò anche alle nozze dell'amico e della ex moglie. Ora, io non ho idea di come questo triangolo sia coesistito e tutto quanto,
però ci ha portato alla fine grande goduria nell'ascoltare due pezzi incredibili come Something e Layla. Quindi grazie Patty Boyd. Inoltre poi Clapton dedicherà a Patty Boyd anche Wonderful Tonight e Old Love, quando il loro rapporto sarà ormai terminato e chiuso. L'intenzione di questo video è quella di parlare non della vicenda del dinamico trio, ma bensì della canzone Layla, per cui oltre a quello che ho già detto, strettamente necessario, non troverete altri approfondimenti. Indi per cui andrei ad analizzare nello specifico la canzone. Nella testa di Eric Clapton, Layla nacque come una ballata acustica, ma la costituzione dei Derek and the Dominos con musicisti di rango e soprattutto l'incontro con Duane Allman lo convinsero a trasformare il brano in un pezzo rock. Allman ideò il celebre riff che attacca la canzone e lo accompagna lungo tutti i ritornelli. A dispetto di quanto si crede, quel riff è suonato da due chitarre, Allman lo attacca e Clapton lo chiude, ma Clapton voleva fare di Layla un brano leggendario, così lavorò su più aspetti. Intanto volle sovraincidere diverse tracce di chitarra, se ne contano addirittura 6, tra ritmica e solista. Il senso che la canzone riceve è un suono a metà tra l'idilliaco e l'infernale, in cui le chitarre sembrano tante anime in pena, proprio come l'autore del brano. Poi Clapton ebbe l'intuizione di comporre la strofa in un mezzo tono più basso del ritornello, un elemento dal fascino enorme sul quale il grande chitarrista canta con voce acuta e graffiata, tra l'urlo e il pianto. Poi, ad un tratto, il batterista Jim Gordon e il bassista Carl Redo, che nei primi 3 minuti hanno generato ritmo puro, rallentano la ritmica che diventa una moderata ballata rock, solo strumentale. Clapton aveva sentito Gordon strimpellare quel motivo al pianoforte e se n'era innamorato. Così convinse Gordon a diventare coautore di Layla e a registrare quel brano strumentale in coda al cantato. Una coda che peraltro dura 4 minuti, ossia più della parte cantata stessa. In essa domina il pianoforte, o meglio i pianoforti, perché Clapton chiese allo stesso Gordon e al pianista organista della band, Bobby Whitlock, di incidere due parti distinte di piano, che convivono senza mai sovrapporsi. Insieme a loro Clapton e Allman disegnano nuove linee melodiche con le chitarre, che portano la canzone a volare alto come a poco è successo nella storia del rock. Io personalmente adoro la versione elettrica, perché c'è più rabbia, c'è più potenza e l'assolo finale sognante per me è spaziale. Però qualche anno dopo, grazie a uno speciale di MTV, Clapton riuscì a realizzare la versione di Layla in acustico. E beh, anche quella ha il suo perché. See if you can spot this one. Clapton ebbe sempre difficoltà a suonare la versione rock di Layla dal vivo. Il motivo è già stato implicitamente spiegato. Bisognava avere un supergruppo alle spalle per poter suonare una canzone così complessa. Inoltre era maledettamente complicato cantare il ritornello mentre si eseguiva il velocissimo riff che fa da motivo musicale principale al brano. Così nel 1992 Clapton venne invitato a suonare un concerto acustico della serie MTV Unplugged. Ideò per Layla una versione acustica, tra il blues e il soft rock, di una bellezza tale da raggiungere uno smisurato successo di critica e di pubblico. Un successo istantaneo, ben differente da quello lento e graduale che ebbe la versione originale. Pur essendo strutturata sulla stessa sequenza di accordi, nella versione acustica Clapton tolse il famoso riff e tutta la parte strumentale finale, ma aggiunse splendidi assoli di chitarra acustica, oltre ad un'eccezionale partitura di pianoforte, suonata magistralmente dal musicista Chuck Leavell. Inoltre abbassò notevolmente il tiro ritmico e cantò il suo testo su un'ottava più bassa. Non più il giovane un uomo che urla il suo amore disperato, ma un uomo maturo che parla d'amore attraverso la musica. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra versione di Layla preferita? L'acustica più acustica e più ballata, appunto, oppure la versione elettrica più rock, sognante e potente? Fatemelo sapere con un commento. E sulle andanti note di questa meravigliosa ballata, io vi ringrazio per avermi ascoltato e seguito in questo piccolo viaggio. Spero con questo video di aver soddisfatto e stuzzicato la vostra curiosità in merito alla vicenda che ha visto il dinamico trio, come l'ho chiamato, a dare origine al capolavoro che è Layla. E nulla, non mi resta che augurarvi le buone cose e ad un prossimo video.
Ciao cari, ciao cari, ciao cari.